Eccoci di nuovo a noi, voglio regalarvi, condividere, realizzare un altro video, un altro messaggio. E stavo così chattando, o meglio scambiando delle mail, perché non sto chattando, altrimenti mi dicono, ah, con lei chatti, con me no, no, assolutamente. E parlando di sentimenti, perché poi è sempre l'argomento del canale, più del lavoro e tutto il resto. E questa persona mi chiedeva cosa prova per me. Mi ama, non mi ama. Allora, non lo so, le ho detto a questo punto, se faccio un giro di carte per te, faccio in realtà un video, lo condividiamo. È vero che è una storia unica, però è sempre come il discorso del romanzo. Ciascuno recepisce quello che deve recepire e poi comunque su migliaia di persone ci sono delle storie simili. Quindi andiamo a vedere se questa persona vi ama e cosa prova, ma nello specifico se prova amore. Quindi se è amore e non è un calesse, anche perché fidatevi, prendervi cura dei cavalli e dei pony è difficile, è meglio non avercelo il calesse e neppure la biga, troppi impegni. Poi voi lo sapete, adesso Tarocchi Viaggio Alchemico ha due coniglietti e quindi sa, ha imparato che cosa vuol dire prendersi cura di animaletti dentro casa. Dove per animaletti non intendiamo i fidanzati. Scherzo, dentro casa, solo animaletti silenziosi. Beh, detto questo, andiamo a vedere un pochino se vi ama o cosa prova. Minaccia nuovamente pioggia. Chissà, bomba d'acqua. Io questa sera, ragazzi, devo uscire. Salterà la mia uscita, mi sa. Vabbè, questo chiudiamo. Parentesi, confidenze sul canale TVA. Vi amo questa persona. Allora, sicuramente è appassionata di voi, quindi state tranquilli. Mamma mia, che lampo che ho visto. Questa persona, un pensierino su di voi in posizione orizzontale se l'è già fatto. Ma è tranquilla, ecco, è un uomo o una donna che non vi salta addosso per violentarvi, assolutamente. Però va detto a questa persona, sicuramente la vostra fisicità, il vostro essere, anche la vostra apparenza, il vostro simulacro piace, altro che. E anzi, c'è un'attrazione, vergogna e la difficoltà anche di condividere questo pensiero che tiene tutto per sé. Però è molto attratta, siete questo sole che fa voltare verso di sé il girasole. Va detto anche che sinceramente avere a che fare con una regina di bastoni, uomo o donna che sia, comunque con l'energia della regina di bastoni, questa rosa, grande passione, vuol dire anche avere una, diciamo, esperienza appagante. Anzi, potrebbe essere una delle migliori amanti, uno dei migliori amanti amati, perché non è detto che debba essere l'incontro di una notte via, che abbiate mai incontrato, a meno che non avete già incontrato qualcuno con questo tipo di energia. Quindi partiamo già dal fatto che qui l'attrazione fisica c'è, andate tranquilli, non abbiate timore, perché se vi state chiedendo le piacerò, gli piacerò. Sì, cioè, ma non serve neanche che vi ponete la domanda perché ha deciso già lei, lui già sanno che voi fate per lui, per lei, che siete proprio il complementare. Altro che, già qui siamo pronti a mostrarvi il meglio e ci impegneremo ancora di più. Guardate, sembra, ora non per fare una citazione di diciamo sapore politico, a me non interessa niente in questo caso della politica e non mi importa nulla, però sembra un'immagine quella del ventennio. Ripeto, non mi importa la politica, quindi non criticatemi perché tanto non è neanche, diciamo, l'indirizzo che mi interessa. Però sapete quando si doveva dare così l'immagine di questo maschio o donna italica forte in salute, ecco, vi vuole far vedere proprio il marmo che c'è, con la statua, questo colosso che vuole mostrare il meglio di sé e non che vi vuole anche far capire, guarda che qui c'è tutta l'intenzione di guagliare, come si suol dire. Mi piacerebbe se anche io, ecco, corrispondessi e rispondessi ai tuoi gusti. Cioè, mi piacerebbe che questa alchimia che percepisco, soprattutto a livello proprio di muscoli, di pelle, di attrazione, fosse ricambiata. E non ti condannerei se il sentimento fosse solamente questo.
Cioè, non è un sentimento bieco, non è assolutamente un qualcosa di viscido, però vorrei anche capire che in realtà c'è una forte attrazione, poi magari scopriamo di non essere anime, che ne so, che vogliono passare la vita assieme per sempre. Però non è da escludere neppure quello, cioè questa persona non si è posta il problema, questa persona vorrebbe avere il coraggio di mostrarsi, si nasconde dietro tutti questi scialli, questi vestiti, vorrebbe in realtà farvi vedere che anche lei è, o anche lui è bello, pronto, caldo, eccetera, caliente, e vorrebbe tanto che risvegliasse in voi ciò che voi avete risvegliato in lei e in lui. Guardate qua, cioè parliamoci chiaro. Ora, io non voglio dire niente, la coppia inizia così, al di là dell'ombra che fa questo cellulare fetente, c'è una donna che si nasconde, c'è un uomo che, freudianamente parlando, dice: guarda qua, bella mia, tu mi vuoi dare una bastonata in testa? Vieni che lottiamo alla pari. E questo è più o meno l'esito. Voglio dire che sono anche un Adamo ed Eva, mi verrebbe da dire comunque una coppia di amanti che, diciamo, si sono capiti subito, si sono presi subito con questo bell'albero che va a fuoco dietro e non è l'albero di Mosè, qui non stiamo dettando legge assolutamente, qui c'è proprio passione, bollenti spiriti, sì, qui ci sono i bollenti spiriti. E quindi già sappiate che c'è una forte, 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 c'è un forte coinvolgimento. Allo stesso tempo però non riesce a capire questa persona come fare per attirare la vostra attenzione, quindi sembra quasi che stia facendo... che abbia adottato un atteggiamento piuttosto strano per mettere in mostra il suo valore. Cioè vorrebbe conquistarvi attirandovi per altri aspetti della sua personalità. Ha timore, ecco, a mostrarsi subito in maniera diretta e chiara, perché ha paura di essere fraintesa, frainteso. E soprattutto non ha la certezza di piacervi. Quindi è come se stesse dicendo: fammi giocare prima le altre carte. Voglio fargli vedere come sono bravo o brava. Guarda quante cose faccio, come le so fare bene. Poi guarda, io sono indipendente. Soprattutto guarda, io non ti sto cercando perché ti voglio fregare. Cioè, a me non mi servi tu, non mi servono i tuoi soldi, non mi serve la tua posizione sociale, non mi serve che tu intercedi per me, per la carriera, per il lavoro. Io sto bello che realizzato, bella che realizzata. Guarda, lo vedi? Questo è il frutto del mio duro lavoro, questi tori qui dietro. Io mi sono impegnata e impegnato tanto. Quindi stai sereno. Non avere timore, cioè a me proprio piaci perché piaci, poi finisce lì e va bene così, amen, amici come prima. Bene, un equilibrio, quello che vi vuole trasmettere, suo e soprattutto anche la certezza che qui non vogliamo assolutamente portare scompiglio nella vita altrui. Questo equilibrio che è fondamentale per me è l'equilibrio che io voglio sia presente anche nella tua quotidianità. Se mi scegli non voglio essere un elemento di disturbo. Ma non voglio neanche che tu lo diventi per la mia vita. Che situazione complicata, ma chi è la persona a cui avete pensato? Altra cosa, sono una persona sincera, sono una persona onesta, sono una persona leale. Mi verrebbe da dire sono una persona giusta, ma giusta nella misura in cui la giustizia è semplicemente la capacità di essere anche coerenti con i propri diritti, i propri doveri. So quello che valgo, so quello che voglio, ma so anche quello che è giusto. O che tu abbia. Ecco, non ti imbroglierei. Ora, cosa prova dunque questa persona? Questa persona ha sentimenti che però la mandano in crisi. La maggiore sicurezza e stabilità gliela dà l'attrazione che prova. Circa il sentimento da parte vostra, ha paura. Innanzitutto dà per scontato in realtà che voi non l'abbiate neppure notato o notata ed è una di quelle persone che sta cercando di attirare l'attenzione, l'abbiamo già detto, ed è disposta a fare un po' di tutto anche a mettersi ridicolo però tenendo conto del fatto che alla fine se non c'è nessun tipo di reazione questa persona scomparirà dalla vostra vita. Cioè si è data un tot di tempo. Se non riesco così, se non riesco entro tot, io sparisco anche perché non avrò più il coraggio di guardarti in faccia. Se già adesso non riesco ad alzare lo sguardo e incrociare i tuoi occhi, vorrei tanto che ci riuscissi tu al posto mio,
Ecco, io posso continuare, io posso giocare, io posso scherzare, sono una persona comunque allegra e sono una persona che poi è anche, intendo a livello psicologico, piuttosto forte e centrata. Quindi non ti voglio mandare in crisi, ma neanche io andrò in crisi. Sto giocando la mia chance, cioè io sto cercando di utilizzare questa monetina, di investirla, cioè ci voglio provare per non rimanere con il dubbio. Però se poi alla fine non riesco a risvegliare in te nessuna azione, nessuna reazione, niente, esco di scena e te ne accorgerai perché la scimmietta che sta lì davanti a fare i salti mortali, ecco, non la vedi più. Ma non perché io ce l'abbia con te, sia chiaro, ma perché poi inizierei ad avercela con me stesso o con me stessa. Quindi adesso sta nutrendo una speranza. Questa è una persona che vi sogna, una persona che vi pensa anche prima di andare a dormire. È una persona che sta un pochino affidando la sua buona stella questo desiderio. È come se stesse seminando, ecco, in questo caso nel cielo, nel firmamento. O quella sua monetina, la vuole lasciare brillare perché tenerla nel sacchetto nascosta non serve a nulla. Allora cosa faccio? Se è destino, questa persona comunque arriverà. Se è destino, mi comprenderà. Se siamo fatti per convergere l'uno verso l'altra, la carta delle stelle, se ci stiamo affiancando in un percorso parallelo, arriveremo in questo fiume, arriveremo in questo torrente, arriveremo nel mare e riusciremo finalmente a toccarci, sfiorarci, incontrarci e fonderci l'uno nell'altra. Quindi cosa fa? Semplicemente ci crede tanto e nutre questo pensiero. È una persona che potrebbe anche lavorare molto di visualizzazione, quindi proprio immaginarvi e immaginare magari il giorno dell'incontro, immaginare le parole che vorrebbe dirvi. Ed è una persona che vi ha spesso dinanzi gli occhi della mente. Allo stesso tempo, però, vi posso confermare che non ne dovete avere paura, perché questa non è una persona che si ossessiona, non è una persona ossessionata e su questo non correte nessun rischio. Fa le cose sue, porta avanti il suo lavoro, anzi, si sta impegnando ancora di più. Diciamo quel timore un po' reverenziale che è anche frutto di questa forte attrazione fisica che prova nei vostri confronti e quell'ammirazione che ha per voi lo sta portando, la sta portando a desiderare di diventare ancora più brava, più bravo, più realizzata, più realizzato per poter un po' dire guarda, guarda cosa sono stato capace di fare, cosa sono stata capace di fare, come se pensasse che voi siete propensi a valutare qualcuno in base alla sua riuscita. Anche pratica, è perché poi alla fine non riesce ad aprirvi il cuore a comunicarvi quello che si porta dentro. Le è molto più facile un gesto, ma un gesto che non ha a che fare con la sfera dei sentimenti. Quindi mostrarvi magari di essere stata bravissima, bravissimo, non lo so, a creare qualcosa o di aver riportato un successo in un certo ambito della sua vita. Però qui si parte da una grande, grande carica proprio sessuale e poi fate come vi pare. Fatto sta che l'unica cosa, questa persona ha un timore, il timore di essere accontentata, in che senso? Di ricevere un contentino, il timore di essere fraintesa, il timore che pur di così togliervela dalle scatole nel momento in cui vi renderete conto che è, diciamo, aperta nei vostri confronti, ecco, ha paura che voi, possiate darle il minimo indispensabile per non esporvi. E lasciarla quindi appesa ad un bisogno, perché poi diventerebbe un bisogno. Questa è una di quelle persone che preferisce o una chiusura netta, però la chiarezza, o un'apertura. È ovvio che spera nell'apertura, però tra le due situazioni, estrema chiusura o apertura e una via di mezzo, questo non varcare mai la soglia, questo rimanere lì quasi a elemosinare, ecco, questo non le appartiene. Quindi poi sta a voi, ma sappiate che tra i sentimenti che questa persona ha nei vostri confronti, non vuol dire che non ci sia il sentimento romantico, perché c'è, però quella è la parte più difficile da comunicarvi, ma proprio di piacere fisicamente. Quindi ora io mi auguro per voi che piaccia anche a voi, perché a questo punto siamo a cavallo, perché sinceramente, senza nulla togliere, questa carta qui è veramente meravigliosa.
C'è l'ombra, ripeto, non la fa vedere bene, ma questa è una carta bellissima. Quindi se c'è reciprocità, questa è una coppia che veramente può far fuochi d'artificio. E nel caso contrario, conviene più che altro chiudere subito. Ma da un lato perché voi potreste infastidirvi, dall'altro perché lei non merita o lui non merita il vostro fastidio. Poi, se sono rose, fioriranno. Un bacio.